freddo tornava sabbia. Ed è per questo che al Conservatorio non ci sono membri del 1200, ci sono fatti diverse parti che sono ancora debiti, diciamo, perché appunto c'era questo fenomeno che trovavano pezzi rotti sui modi del Conservatorio, proprio per questo effetto della soda. Allora, meglio per la messa di oggi per la dimostrazione, vedete che non stiamo lavorando, ovviamente lavoriamo da lunedì a venerdì, sabato e domenica viene giù uno dei maestri e dà la dimostrazione. Mi sta facendo vedere il cassoio e sta facendo un vaso da fiori. Sul vaso da fiori vedete una decorazione particolare, si chiama mosaico o mille fiori, o anche il quello che cambiato il sistema di alimentazione dei fiori, che è passato dal legno al carbone del 1900, dal 1950 utilizziamo questa misura di gas metano e aria in pressione. Un'altra cosa è cambiata, che una volta i fori erano in due camere. C'era la parte bassa, come adesso, dove è situato, dove è nato il vetro, in fondo da perenne, perciò noi non spegniamo mai i fori qua, adesso la dicevi, 360 metri. E una camera superiore dove mettevano a raffreddare il vetro. Vedete che è io tra diverse calde, diverse passate all'interno del vetro, perché? Perché il vetro ha una temperatura operativa da 800 gradi a 1100 gradi. 600 gradi è ancora molto caldo, ma non si può più lavorare, ha perso completamente il dono di plasticità. Perciò deve essere riscaldato di nuovo, reso sotto. Allo stesso modo, una volta ultimato il pezzo, deve essere raffreddato, deve essere messo all'interno di un forno di tempra, dove rimane ad una temperatura di 500 gradi, 550 gradi, degradato per una durata di 24 ore. Perché? Perché se il vetro viene lasciato fuori, si raffredda troppo velocemente. Lo shock termico ne provoca la rottura, noi vediamo comunque una percentuale di produzione pari a un 14% di quello che viene prodotto. E questo è dato dalla chimica, per il fatto che all'interno delle sabbie, degli ossidi minerali, allora i colori vengono realizzati aggiungendo alla composizione principale del testo degli ossidi metallici. Lui ha fatto quello che è valido, lui ha fatto quello che è grande, già ha fatto quello che è caldo. Per il bianco utilizzavamo l'arsenico, poi è pericoloso, è un veleno, e utilizziamo adesso lo stagno. Il colore particolarmente stagno, anche la viola, che a mille anni viene fatto con il manganese, è il colore più chiaro, è rosso. Il rosso veneziano è fatto con oro liquido, è di 4 carati, cioè dobbiamo sciogliere l'oro in acqua retta, poi mescolarlo alla sabbia che abbiamo usato. Quello è l'oro rosso, però quello che viene rosso. E comunque dicevo che effettivamente queste impurità metalli possono creare una rottura del vetro, cioè è anche il fatto che pezzi molto complicati subiscono parecchi passaggi all'interno del forno, perciò alla lunga crea un effetto duro e in qualche pezzo potrebbe inclinare il forno di cristallino, perciò se viene lo rateniamo molto lentamente. Con dei pietrezzi, con le pinze e con le forbici,
a football.